La famiglia naturale, questa è la mia lectio magistralis, è breve purtroppo, è breve. Nel riassunto di questo video vi metto il link che vi porta su un simpatico dibattito tra la giornalista Anna Maria Maglie e la parlamentare Paola Boldrini. Ma sì, la famiglia naturale magari è quella tra uomo e donna, naturale. Ma non è questo il motivo del contendere da parte mia, non è questo il motivo del contendere, che sia chiaro, eh. Il motivo del contendere è un altro, perché la giornalista Anna Maria Maglie insiste tanto sulla famiglia naturale e uomo-donna, e Laura Boldrini invece dice no, la donna ha diritto di lavorare, ha diritto di lavorare. E avendo il diritto di lavorare diventa donna magistrato, donna medico, donna manager, donna poliziotto, donna operaia. E sì, la donna si emancipa, vuole svolgere naturalmente i lavori che svolgono gli uomini. Questa ci avrebbe una ricaduta, diciamo così, negativa sui bambini che vengono trascurati perché vengono affidati alle babysitter, agli asili nido, vengono trascurati gli anziani che vengono messi negli ospizi. Ma nessuno tocca il punto. Se si vuole che la donna resti in casa, se si vuole che la donna resti in casa a fare la moglie e la madre, si deve mettere mano al portafoglio. E chi davvero crede che la famiglia naturale debba essere fatta da marito e moglie, con il marito che va a lavorare e la moglie che sta in casa a lavorare per la casa, per il marito e per i figli, deve mettere mano al portafoglio? Quello della moglie che fa pure la madre, che sta in casa, è un lavoro a tutti gli effetti e a tutti gli affetti, per cui la si deve pagare. Capito Anna Maria Maglie? Capito Laura Boldrini? Eh sì, lo Stato patriarcale deve stabilire che una donna che si sposi o che non si sposi, che faccia una famiglia de iure o faccia una famiglia de fatto, quando diventa moglie o diventa compagna, deve avere usque a morte un suo reddito, che io qua dico provvisoriamente sia di 1.000 euro al mese, ma per tutta la vita, però, per tutta la vita. Se poi fai bambini, per ogni bambino si deve dare alla moglie che sta in casa, alla moglie che sta in casa, oltre ai 1.000 euro al mese usque ad morte, anche 1.000 euro per ogni bambino, sino al 18° anno del bambino. Due bambini, 2.000 euro, sino al compimento del 18° anno di due bambini. È inutile girare attorno alla questione della donna che deve stare in casa, fare la mogliettina, fare la mamma e non deve fare i lavori maschili. Si prende atto che è un lavoro. Fare la moglie e fare la mamma è un lavoro, anzi è un lavoraccio. Un lavoraccio, si paghi. Se lo Stato davvero vuole, capito Anna Maria Maglie e Laura Boldrini, se lo Stato davvero vuole difendere la famiglia naturale, però ci possono essere anche altre famiglie, che sia chiaro, ci sono le famiglie arcobaleno, se proprio lo Stato vuole tutelare per bene la famiglia naturale e fare in modo che la donna, quando fa una famiglia, cioè si sposa, però resti in casa, si deve mettere mano al portafoglio.
si può emancipare anche così la donna, quando ha una libertà economica. Chiaro, Anna Maria Maglie, e chiaro, Laura Boldrini, si deve mettere mano al portafoglio. L'amore va pagato. Do ut des. Finiamola con questa storia qua, che le cose si fanno per amore. Non è vero. E sino a quando non si farà ciò che dice Serafino Massoni, le donne non ci vorranno stare in casa. Vorranno uscire, vorranno andare a fare le donne magistrato, le donne medico, le donne poliziotto, le donne carabiniere, le donne pilota. Chiaro? Si mette mano al portafoglio, perché l'amore va pagato, l'amore. Non si fa niente per niente. To ut des. Ok, Anna Maria Maglie. Ok, Laura Boldrini. E io sono Serafino Massoni. Sono questo qua. Io, Serafino Massoni, ho fatto il professore di filosofia e storia nei licei e poi sono stato preside di ruolo di licei classici e scientifici e le conosco bene le cose di questo mondo. Ok, Anna Maria Maglie? Ok, Laura Boldrini? Bene, ad entrambe e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni. Ok, mano al portafoglio.